Un posto al sole, trame a 5 Ornella non accetta che Luca debba sostituirla. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 2 al 5 maggio rivelano che riapparirà il dottor Luca De Santis, che si appresterà ad occupare il posto di primario lasciato vacante da Ornella. Tuttavia la donna sembrerà alquanto infastidita da questa novità. A quanto pare la dottoressa Bruni, nonostante in un primo momento sembrasse felice di aver rinunciato alla carica, si mostrerà pentita della sua scelta e inizierà a riversare la sua frustrazione sulle persone a lei care. In particolare Ornella avrà una brutta discussione con Giulia Poggi, a suo avviso rea di averle tenuta nascosta questa notizia così importante. Alla fine di una giornata di duro lavoro in ospedale, Ornella, Marina Giulia Cavalli, e Rossella, Giorgia Gianni e Tiempo, inizieranno a parlare della loro professione. La figlia di Silvia approfitterà di questo momento per complimentarsi con colei che ritiene essere la sua mentore. Rossella riempirà di complimenti la dottoressa Bruni, sottolineando il fatto che tutto quello che sa lo deve a lei. La ragazza poi toccherà un tasto piuttosto dolente, mostrando il suo dispiacere per la decisione di Ornella di lasciare il ruolo di primario per dedicarsi alla sua famiglia e accontentare suo marito Raffaele, Patrizio Rispo. Rossella si mostrerà sinceramente amareggiata per la decisione della dottoressa Bruni e poi proseguirà chiedendole un parere su colui che, secondo voci insistenti, dovrebbe sostituirla, Luca De Santis, Luigi Di Fiore. Ornella resterà decisamente spiazzata da questa rivelazione, di cui non sapeva nulla. In seguito la donna, visibilmente irritata da tale novità, deciderà di parlarne con Giulia, Marina Tagliaferri, da sempre molto legata a Luca. Dopo aver incontrato Giulia, Ornella scoprirà che la sua amica era al corrente di questa notizia. La dottoressa, decisamente infastidita, le chiederà come mai non l'aveva informata. L'ex moglie di Renato Poggi le spiegherà che, trattandosi di una confidenza che Luca le aveva fatto privatamente, non riteneva opportuno divulgarla. Dinanzi a tale spiegazione, evidentemente insoddisfacente per Ornella, quest'ultima taglierà corto e andrà via in preda alla rabbia. In seguito la dottoressa Bruni si preparerà a cedere il suo posto al dottor De Santis. Tuttavia tutto d'un colpo, si renderà conto di non essere più così sicura della sua scelta. Nel frattempo Raffaele, vedendo sua moglie così tesa, proverà a fare qualcosa per risolvere la situazione.